Celeste e domani alla Chiesa della Maddalena andrà in scena solo graffiti. Puoi raccontarci qualcosa di questo vostro lavoro? Allora, prima di tutto il piacere di essere qui in questo luogo stupendo. Non è la prima volta che danziamo in una chiesa, ma il fatto di restare qui due giorni per rimontare il pezzo in questo luogo è veramente molto molto ispirante. Solografia è un pezzo che è dedicato a tre artiste, donne, con cui lavoriamo da molto tempo, tre donne venute da orizzonti diversi. Dorota viene dall'est europeo, dalla Polonia, Ai viene dal Giappone, per cui dall'Oriente, e Raquel viene dal sud, dalla Spagna. Proprio l'idea era di scrivere qualcosa sulla persona, sulla particolarità di ogni interprete, di ogni artista, di ogni danzatrice, sulle loro capacità performative, tre universi differenti, tre artiste differenti che si esprimono in tre momenti da soli, ma che poi cercano un dialogo tra di loro, un dialogo sulla femminilità, sulla gestuale femminile e sull'universo che le circonda e che le unisce. Siamo una coppia di artisti in compagnia, io e mia moglie, Katarzyna, che anche lei è polacca. I progetti nascono sempre da una voglia comune o da una voglia di uno dei due che poi si concretizza su un progetto comune. Poi nella quotidianità ovviamente non si lavora insieme allo stesso momento, si è piuttosto occhio esteriore, occhio esterno sul lavoro dell'altro e viceversa. Quanto è importante la musica nei vostri lavori? È importantissima. Per esempio questo lavoro di cui parli, Flow, dell'anno scorso, è nato proprio sulla voglia di lavorare su questa musica. Il concetto c'era, l'idea c'era, l'idea di lavorare sui movimenti sincroni e di collettivi di animali, però questa musica che abbiamo sentito alla radio, che siamo andati a cercare provocare la collaborazione, è una musica che praticamente era perfetta per questo progetto. E tra parentesi, il nuovo lavoro sul quale cominciamo a lavorare in dicembre sarà un lavoro con sei danzatori e quattro cantanti lirici, tenore, baritono, alto e soprano, in cui i danzatori useranno la voce e i cantanti useranno il corpo. Per cui anche lì ancora una volta la musica è essenziale per il lavoro. La Svizzera è un paese piccolo, però molto attento alle arti, per cui c'è molto sostegno, c'è molta attività, c'è molta effervescenza, soprattutto nella parte francofona, proprio Ginevra e Losanna. La residenza è nata con un incontro, come spesso succede. Al di là dell'occasione, o al di là dell'aneddoto, quello è stato importante veramente avere una casa, avere una residenza, avere un luogo dove poter creare, che è importantissimo per le compagnie di danza e che spesso non è una cosa così facile da trovare. I teatri, anche se sono vuoti, preferiscono restare vuoti che lasciare dello spazio a una compagnia che possa creare qualcosa. All'epoca questo teatro voleva andare nella direzione della programmazione di danza, e per cui è caduto giusto, è proprio a puntino, che noi cercassimo una casa e loro cercassero una compagnia che creasse in casa e che portasse un'energia diversa alla programmazione. Quanto sono importanti nei vostri progetti gli aspetti sociopolitici? Secondo lei l'arte deve veicolare dei messaggi? Pensiamo che effettivamente, anche se non senza voler dare soluzioni, senza voler dare risposte, è bene porre le domande in scena, per cui spesso effettivamente siamo portati a trattare temi sociali. Il penultimo lavoro si chiama Walls, è un lavoro sull'immigrazione, sui muri, un lavoro un po' alla cerniera tra danza e arte plastica, perché ci sono un sacco di pannelli che abitano la scena fino a costruire dei muri, fino a batterli. Abbiamo fatto appunto questa trilogia sul gesto femminile. Pensiamo sì che comunque l'arte sia
politica, nel momento in cui si dice qualcosa, è un momento positivo, un momento da non sottovalutare. Grazie per il suo tempo. Grazie a te.